Bene, ben trovati a tutti. La ricetta di oggi è una ricetta per noi calabresi, in particolare dove ci troviamo nella provincia di Crotone. È una ricetta diciamo che significa molto. Prepariamo le polpette con la carne, non le facciamo fritte ma le facciamo al sugo. Quindi andiamo a vedere subito gli ingredienti e vediamo il procedimento. Abbiamo mezzo chilo di carne, un chilo di carne mista, quindi abbiamo mezzo chilo di carne di vitello, mezzo chilo di carne di suino e maiale, poi abbiamo del pane raffermo strizzato, abbiamo le uova, abbiamo il formaggio grattugiato, poi abbiamo aglio, prezzemolo, pepe nero e sale. La passata di pomodoro che vediamo qua con la cipolla la utilizzeremo per preparare il sugo per poi cuocere all'interno le polpette. Facciamo un po' di spazio e vediamo subito il procedimento. Allora, prima cosa da fare, andiamo a versare la nostra carne tritata all'interno di una bowl. Una volta che abbiamo la carne possiamo continuare ad aggiungere gli ingredienti. Andiamo a mettere il pane raffermo. Scegliamo insieme alla nostra carne, facciamo un impasto omogeneo con la carne, con il pane. Una volta fatto questo possiamo andare ad aggiungere le nostre uova. Allora, io ne ho messe due, diciamo che in genere come dose è un uovo ogni mezzo chilo di carne. Qua abbiamo un chilo di carne, abbiamo due uova, quindi mettiamo le uova, formaggio, poi andiamo ad aggiungere subito il prezzemolo. Anzi, lo finiamo di tritare, facciamo un trito di aglio e prezzemolo. Mettiamo insieme. L'aglio nelle polpette per qualcuno può essere un optional, ma vi posso garantire che è brutto dirlo, ma è un obbligo, almeno a mio avviso. Poi è normale che se qualcuno non mangia l'aglio basta farlo piccolo così, oppure chi lo preferisce può anche schiacciarlo, farlo con lo schiacciare. Così il coltello viene abbastanza piccolo. E andiamo a finire il nostro impasto. Giriamo da sotto, così controlliamo se abbiamo preso tutta la... stiamo miscelando bene l'impasto.
Se eventualmente dovesse capitare che o non strizzate bene il pane oppure vi viene un impasto un pochino umido, anche se noi una volta che lo prepariamo l'impasto lo facciamo riposare un pochino perché si asciuga un poco, quindi ci facilita la formazione delle polpette. Eventualmente dovesse capitare che l'impasto vi viene un po' umido, potete tranquillamente asciugarlo con un pochino di pane grattugiato, eventualmente. Giusto vi do la dritta se dovesse capitare che è umido l'impasto, ma è già perfetto. Noi già potremmo già, in questo caso, come vedete, potremmo già andare a formare le nostre polpette, sia per il sugo che le possiamo fare rotonde, così in questo modo. Oppure se dobbiamo farle fritte, la classica forma, che quando le facciamo fritte viene fatta una forma più ovale, quindi andiamo a farle così e poi le allunghiamo e viene la polpetta per farla fritta, quindi possiamo farle in queste due forme qua, quindi per farla al sugo o per farla fritta, in questo modo. Chi le preferisce più piccole può farle più piccole, oppure addirittura stesso procedimento, stesso impasto per chi vuole fare le polpettine per tipo la pasta al forno oppure per fare anche il brodo, possiamo fare le polpettine piccole in questo modo. Quindi queste qua sono, diciamo, i tre formati classici che noi utilizziamo per le polpette. Adesso andiamo a finire di fare questa formatura qua, perché noi adesso le facciamo nel sugo, quindi facciamo questa forma di polpette. Ci vediamo dopo, prima di mettere nel sugo sul fuoco. Finite di fare le polpette, dobbiamo di formarle, anzi un particolare prima di metterci a fare tutto. Nel mettere gli ingredienti prima ho trascurato di dirvi sale e pepe, quindi non le ho salate, quindi adesso prima di formarle le sono state salate le polpette. Procediamo a preparare in una padella abbastanza larga, oppure anche in una pentola abbastanza larga, il pomodoro. Quindi passata di pomodoro, accendiamo il fuoco, di olio facciamo il fondo della pentola o della padella, senza esagerare per la quantità che dobbiamo fare, perché essendo che è carne di suino toglierà sicuramente un po' di grasso. Quindi facciamo olio, una bella cipolla, facciamola sfrigolare un pochino, giusto quanto ci insaporisce un pochino l'olio, naturalmente non andiamo a fare il procedimento di una prefrittura alle polpette, li facciamo direttamente nel sugo, perché posso garantire che anche questo cambia il sapore, perché in quel modo friggendolo un pochino impermeabilizziamo la polpetta, invece in questo caso noi adesso la facciamo cuocere proprio nella passata di pomodoro nostro. Allora, la cipolla si sta imbiondendo un pochino, come la vediamo un pochino bionda così, andiamo a versare la nostra passata, allora deve essere abbondante la passata, perché diciamo non dico che deve coprirle le polpette, però devono sguazzarci dentro perché devono cuocersi. Allora, anche qua sale e pepe, allora naturalmente il sugo non deve cuocere e poi mettere le polpette, ma devono cuocere assieme. Quindi cosa facciamo? Una volta che abbiamo fatto imbiondire la cipolla, versato la passata di pomodoro nel tegame, nella pentola, nella padella che noi utilizziamo, mettiamo il fuoco a minimo e andiamo ad inserire all'interno del nostro
nella nostra passata, le polpette. Vi dico il numero: con il chilo di carne tritata e il pane che ho utilizzato, e le due uova e il formaggio, ho ottenuto all'incirca 30 polpette. È la dimensione questa qua. E le andiamo a mettere nel sugo in questo modo. Guardate che meraviglia, già così fanno venire alcuni in bocca. Facciamo un attimo per spazio, un'altra, adesso va giù, perfetto. Ok, dobbiamo girarle e toccarle meno possibile, anche perché adesso piano piano cominceranno a rilasciare un po' di grasso, di liquido anche loro. E piano piano la cottura, noi adesso ho fatto, una volta che arriva la passata a temperatura, io sposterò su una fiamma ancora più bassa, perché ancora questa è alta, quindi faccio arrivare a temperatura la passata di pomodoro, poi lo passo su un poco più basso e continuerà la cottura all'incirca una quarantina di minuti, dovrebbero bastare. Comunque ci vediamo dopo e vi dico il tempo preciso. Ok, questo è il risultato dopo 45 minuti di cottura a fuoco lento. Guardate l'effetto e il profumo, possiamo dire che sono qualcosa di eccezionale. Allora andiamo a impiattarlo. Allora, facciamo io concluderei questo. Posso garantire che con questo sugo potete tranquillamente fare anche una lasagna oppure pasta al forno. È eccezionale. Voi e alla prossima.